Adesso la parola a Natale Brunetto, direttore di Agio News. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie. La prima cosa che mi viene in mente in questo momento è questo momento è fare sistema. Io credo che la cosa che noi dimentichiamo è che non serve solo una compagnia, serve creare un sistema nazionale di trasporto aereo e questo deve coinvolgere tutte le strutture, dagli aeroporti al problema riguardante il personale, al problema riguardante il personale di terra, il personale di volo, gli aeroplani, la meccanica, la manutenzione e tante altre voci che voi conoscerete, è inutile che io adesso qui sto parlando. Ma quello che è sistema è anche che i politici devono appoggiare un programma di sistema. È troppo facile dire da una parte nazionalizziamo, dall'altra privatizziamo e dall'altra ancora cercare di trovare soluzioni arrampicandosi sostanzialmente su slogan e non su fatti. Precedentemente sono state fatte dietrologie, analisi di passato, proprietà diverse e così via. Io come agenzia di stampa ho cercato sempre di portare avanti quello che erano i fatti, come con me e tanti altri colleghi. E non è vero che la stampa non ci siano giornalisti coraggiosi e anche contro i propri interessi nel posto di lavoro non abbiano scritto cose vere. E questo lo sapete, basta leggere tutti i giornali, non serve leggere un giornale. Bisogna cercare in qualche maniera di costruire anche un messaggio insieme per poter poi raggiungere quello che io ho detto, trasporto aereo e sistema. L'altra seconda cosa che vorrei cominciare a dire, noi come Avio News abbiamo denunciato tantissime cose e devo dire che grazie ai nostri ascoltatori siamo riusciti a mantenere una dignità dal punto di vista dell'informazione e abbiamo detto più volte e denunciato le bugie, la differenza tra bugie e verità, le bugie raccontate da chi oggi gestisce la gestione dell'Alitalia, dove noi più volte abbiamo rivolto a loro, ufficio stampa e company, determinate domande non sono state minimamente ascoltate, tanto più l'indomani le abbiamo ritrovate in maniera demagogica su determinate agenzie di stampa che erano al servizio di un certo tipo di comunicazione. E questo ci dispiace molto, perché quando poi abbiamo cercato di approfondire meglio la situazione, e il rovescio della medaglia è stato molto chiaro, no comment, non parliamo con i giornalisti, non parliamo, e vi posso testimoniare qui con tanti colleghi che stanno qui in sala, quindi non è che dico io perché Agio News non era antipatico, era simpatico o antipatico. Allora poi c'è un'altra cosa che è vergognosa, che non abbiamo detto, da quando è arrivato Cupidosi, quello che si è preoccupato è di sistemare le poltrone, non sulla base della professionalità, sulla base dell'esperienza, ma semplicemente di ex colleghi che lavoravano alla UIND, gente che lavorava in altri ambienti, e non servivano minimamente a quello che è la compagnia aerea, anzi erano dei pesi a livello economico. Poi parliamo dell'altra cosa che purtroppo ahimè la cassa integrazione. La cassa integrazione è una bufala fatta come oggi l'ha impostata chi in un certo senso gli ha dato la possibilità di farla. Sto parlando del MISE, sto parlando di tutti quei ministeri che dietro a questa operazione speculano politicamente e speculano per di più garantendo determinate soluzioni che vengono più volte rinviate per l'acquisto, oggi compra Air France, domani compra Lufthansa, dopodomani compra Delta, poi arriva il gruppo americano, tutte fake news. Chi le fa? Le fanno loro, non le facciamo noi giornalisti, sono loro che raccontano attraverso tutta una serie di reti veramente delle notizie che distorcono completamente la verità e fondamentalmente riempiono i cervelli dei poveri disgraziati che lavorano in Alitalia e che non riescono a firmare un intento di pagamento di una rata del mutuo perché è incerto, perché è insicuro. L'unica volta che escono fuori sono i giornali che dicono ma forse domani Lufthansa, allora va bene, andiamo a firmare questa dilazione di pagamento, forse Lufthansa ci può garantire qualcosa nel futuro.
ma comunque questo non è vero, in effetti vengono proprio da questa situazione. La comunicazione è ben pagata e non per comunicare. Pensate soltanto che oggi noi abbiamo una figura all'interno della Italia che ha l'autorizzazione, così un collega mi ha sollevato questa, di firma i contratti di marketing di 1 milione di euro. Sapete che significa una persona che abbia l'autorizzazione per 1 milione di euro? Una donna che sostanzialmente è donna, purtroppo mi dispiace, senza nessuna offesa delle donne, voglio dire, è una persona che chiaramente ha l'autorizzazione da parte di tutti noi a firmare contratti per 1 milione di euro. Pensate quante cose può fare questa persona, proprio per gli editori. Allora, poi vorrei parlare del fatto che ci siano ancora un problema molto serio. Stavo dicendo il problema della cassa integrazione. Sulla cassa integrazione non è solo quello che ha detto la senatrice, il bilancio. Il bilancio 2016 è importante per capire quali sono le perdite delle cose, ma quello che è più importante è che dietro una cassa integrazione ci deve essere un piano industriale. Non si possono mettere 1.680 persone a cassa integrazione senza sapere domani che cosa l'Alitalia vuole fare nel trasporto aereo. Vuole vendere gli aeroplani, non vuole vendere gli aeroplani, vuole fare nuovi network. Adesso è uscito fuori ieri che hanno aperto la linea su Johannesburg. Voi mi dite Johannesburg che significato ha quando noi abbiamo delle linee molto più fruttuose e che fondamentalmente... Eni e Agi. Quindi Eni e Agi, però lui dice Eni e Agi, io dico che sinceramente ci sono delle altre linee che non coprono soltanto questo tipo di spese. Io penso che sia importante avere, e l'abbiamo chiesto in Avio News, avere un piano industriale che copra questa motivazione di 1.600 esuberi, se no fra 3 mesi, quando sarà fatto il decreto, se sarà firmato, spero di no, spero tanto che in questo caso 5 Stelle impegna la sua forza a che questo evento non accada, perché se viene firmato fra venerdì il decreto, 1.680 persone, di cui 100 piloti comandanti, andranno o in prepensionamento o in cassa integrazione. Ma quando si va in cassa integrazione come 100 piloti, voi mi insegnate che vanno anche in pensionamento degli aeroplani, perché diminuiscono gli equipaggi, e quando diminuiscono gli equipaggi non ha più significato avere tanti aeroplani. Questo mi allaccio anche al discorso di ieri sui 22 aeroplani e cose di questo genere. Ecco, dobbiamo pensare ad essere meno fregati, perché quello che stanno facendo i commissari è solo una cosa: fregarci, fregarci, fregarci. Grazie.